La visualizzazione è un qualcosa che abbiamo sperimentato tutti in un certo grado. Capita infatti spesso di immedesimarsi in situazioni immaginarie e vedere se stessi nei più disparati contesti. Ad esempio, se suonate uno strumento, potrà esservi capitato di suonare un brano nella vostra mente, immaginando gli accordi e le note giuste al momento giusto, magari addirittura su un palco con un pubblico. Oppure può esservi successo di immaginare le manovre da fare prima di effettuare un parcheggio. In campo sportivo, probabilmente, avrete fatto ricorso alla visualizzazione quando il vostro coach vi ha spiegato per la primissima volta le alzate del powerlifting. E quindi, prima di iniziare, avete creato nella vostra mente un'immagine di quel movimento per poi tentare di riprodurlo. La nostra mente, per certi versi, funziona così. E questo strumento può essere sfruttato consapevolmente in vari ambiti. La visualizzazione, infatti, trova applicazione nel contesto degli atleti, ma viene usata anche da attori, musicisti, piloti e via dicendo. In questo video andremo a vedere quindi cos'è la visualizzazione, quali sono i suoi potenziali effetti e vedremo anche qualche linea guida per iniziare a praticarla. La visualizzazione è una sorta di simulazione mentale guidata consciamente dagli atleti. Nel contesto specifico del powerlifting, ad esempio, l'atleta potrebbe immaginare la sua palestra con i suoi rumori e odori tipici e vedersi in prima o in terza persona mentre fa squat, percependo il carico del bilanciere, la contrazione dei muscoli al momento giusto. I più attenti avranno notato che ho parlato di rumori, di odori, di contrazione muscolare. Il nome visualizzazione, infatti, può portare a pensare che si tratti di una pratica meramente visiva. In realtà parliamo della costruzione di un'esperienza a 360 gradi che va a coinvolgere tutti i sensi soffermandosi su determinate sensazioni piuttosto che su altre in base all'individuo. Può capitare infatti che un atleta preferisca sensazioni legate all'ambito cinestetico, ad esempio, piuttosto che visivo, perché semplicemente gli viene più facile e naturale. Nel mondo dello sport ci sono molti esempi di atleti che praticano le tecniche di visualizzazione, nel basket ad esempio, nello sci, nel tennis, nella pesistica, sia a livello individuale che di gruppo. Michael Phelps, ad esempio, il famoso nuotatore, usava la visualizzazione per ricreare uno scenario di gara dalla preparazione fino alla premiazione e riproduceva queste immagini anche durante gli allenamenti per trarne una spinta motivazionale. Ora che abbiamo capito a grandi linee cos'è la visualizzazione, vediamo nel pratico come si fa. Sarò volutamente superficiale su molti aspetti perché non voglio che il video diventi una sorta di lezione guidata. Preferisco darvi soltanto degli spunti che poi sarete liberi di approfondire se interessati. A questo proposito, considerate che la figura di riferimento per questa materia è lo psicologo dello sport, quindi sapete a chi rivolgervi eventualmente. Inizialmente è consigliabile fare pratica in un luogo silenzioso, stando in una posizione comoda, magari seduti e a occhi chiusi. È chiaro che si può fare anche ad occhi aperti, in un luogo chiassoso, in piedi, però magari è meglio farlo quando si è un po' più pratici. La visualizzazione infatti va allenata come allenereste un qualsiasi altro gesto atletico. Si inizia rilassandosi con una tecnica di respirazione a scelta. A questo punto si svuota la mente e si inizia con la visualizzazione. Si comincia immaginando il luogo in cui ci si trova, andando il più possibile nel dettaglio. Si sentono i rumori tipici di quel luogo, gli odori e tutti gli elementi che lo compongono. Più la proiezione è dettagliata, migliori saranno gli effetti. Quindi non abbiate fretta. Una volta fatto, si entra in quel luogo in prima persona. È possibile farlo anche in terza persona, ma studi recenti consigliano di preferire la prima, fermo restando che entrambi i punti di vista tornano utili a seconda del contesto e dello scopo. Ora, non dovete per forza pensare di sfruttare la visualizzazione per spararvi una gara intera o un workout intero. Potete essere alquanto specifici anche su questo, ritagliando magari solo una parte della gara oppure una parte del gesto atletico. Ad esempio, potreste immaginare il setup nella panca oppure la rack nello squat o una ripetizione di squat. Prendendo l'esempio della ripetizione di squat, quanti chili volete sollevare? È pesante? È leggero? Che emozioni provate? Siete tranquilli? Siete arrabbiati? Ci sono delle persone attorno
che magari fanno il tifo per voi oppure siete da soli. Afferrate il bilanciere, ne sentite la zigrinatura, magari anche il freddo della sbarra. Quando eseguite la rack, percepite il grado di contrazione muscolare, il peso che vi schiaccia, la manovra di valsalva. Insomma, penso di aver reso l'idea. Tutto questo si basa sul principio secondo cui un'esperienza realmente vissuta e una immaginata generano delle reazioni psicofisiche molto simili. Questo è particolarmente vero se la situazione immaginata diventa molto dettagliata, quindi molto realistica, e siamo assorbiti nel compito di visualizzazione. È piuttosto comune, infatti, percepire realmente un incremento della frequenza cardiaca, della frequenza di respiro, oppure una certa attivazione muscolare quando si immagina di fare uno squat con la tecnica della visualizzazione. Si provano anche emozioni che possono diventare molto forti. Per completezza voglio darvi due dritte sulla visualizzazione. Innanzitutto siate costanti. Cercate di fare pratica tutti i giorni, anche se solo per 10 minuti o un quarto d'ora. Non vi serve nulla in particolare, quindi potete farlo in momenti specifici della giornata, come ad esempio al risveglio, prima di andare a letto, oppure quando avete un attimo di tempo morto al lavoro, magari tra una serie e l'altra durante l'allenamento e così via. Immaginate sempre un esito positivo. È abbastanza comune infatti avere immagini ricorrenti di fallimento negli atleti. Immaginare quindi di fallire un'alzata, di infortunarsi, oppure di non vincere una gara. Quando praticate la visualizzazione, questo non deve succedere. L'esperienza mentale che create si conclude sempre positivamente. Se immaginate una ripetizione di squat e non riuscite a chiuderla, fate un passo indietro e riprovate. Usate tutti i sensi, rievocate suoni, odori, sapori, ciò che vedete e che percepite al tatto. Sentite la contrazione muscolare, la forza che esprimete, le emozioni che vi dà il tutto. Volendo si può anche riprodurre il gesto fisicamente mentre si visualizza, facendo coincidere quello che si fa con la situazione immaginaria. Considerate comunque che siano degli effetti benefici anche se non vi viene fuori una sceneggiatura da Hollywood in 4K già al primo tentativo, quindi evitate frustrazioni e negatività anche se non è tutto perfetto. Alla luce di quanto detto, è quindi facile intuire che le tecniche di visualizzazione sono effettivamente uno strumento potenzialmente utile un po' a tutti gli atleti. Vi daranno 100 kg sul totale? Molto probabilmente no, però possono rendere più proficui i vostri allenamenti, sia direttamente che indirettamente. Infatti la visualizzazione agisce su diversi piani. Sicuramente queste pratiche vanno a rafforzare quello che è il pattern motorio dell'esercizio scelto, nonché la concentrazione dell'atleta in allenamento. Possono contribuire anche a raggiungere uno stato mentale ottimale per l'alzata. Possono dare inoltre all'atleta maggior sicurezza durante un'alzata, ma anche durante una situazione molto stressante come ad esempio quella della competizione, della gara, andando a limitare i fattori ignoti che generano ansia. Ad esempio Bryce Krawcheck, che è un atleta canadese abbastanza conosciuto online anche per il suo canale YouTube, ha parlato in diverse occasioni di quanto la visualizzazione lo abbia aiutato ad affrontare quelle situazioni di gara che lo rendevano agitato e ansioso. Spendeva tempo ad immaginare il suo arrivo al palazzetto, cosa avrebbe fatto una volta lì, le persone che avrebbe incontrato, la routine di riscaldamento prima della gara. Tutto questo gli consentiva di arrivare poi al giorno della gara più rilassato, perché aveva la sensazione di essere già stato in quel posto molte volte. Qui un piccolo consiglio: se non conoscete il posto, guardatevi due foto online, partite da lì. Immaginate quindi quanto può influire una pratica del genere sulla gestione dell'ansia per un atleta. Ansia che ricordiamo essere un fattore molto rilevante che potenzialmente può influire negativamente sulla resa di un atleta in termini di prestazione. Tra l'altro, come abbiamo specificato, la visualizzazione presuppone un costante esito positivo. Sostituire le tendenze al fallimento comuni con il successo, facendo provare all'atleta anche le emozioni positive che questo porta con sé, può contribuire anche all'infusione di una sana dose di autostima nell'individuo, cosa che poi si ripercuote negli allenamenti e nelle prestazioni in gara. A tutti questi effetti e usi si aggiungono anche altri impieghi interessanti, come mantenere una certa familiarità con le alzate, ad esempio durante un periodo di infortunio. Immaginate di non poter fare stacco da terra per un mese perché vi siete fatti male. Ecco, magari fare un po' di stacco con la visualizzazione può aiutarvi a tornare poi in palestra meno arrugginiti. Oppure ancora si potrebbe sfruttare la visualizzazione per rivalutare l'infortunio stesso, magari osservando in terza persona il momento in cui ci si è fatti male e rivivendolo tirarci fuori magari una lezione utile. Tra l'altro è importante specificare che la visualizzazione può essere integrata
con altre tecniche tipiche della psicologia dello sport, ad esempio il positive self-talk, eccetera. Anche la parte iniziale della visualizzazione, composta da tecniche di respirazione per il rilassamento, può essere un ulteriore strumento utile per l'atleta che, quando appreso e dominato, può aiutare effettivamente a gestire l'ansia e le emozioni negative con metodi più sani rispetto, ad esempio, all'uso di farmaci come benzodiazepine, beta bloccanti e compagnia. Insomma, è un qualcosa che probabilmente vale la pena di esplorare, anche solo per curiosità. Questo video chiaramente non vuole convincervi a provare. Alla fine sono pratiche che magari semplicemente non interessano tutti. Avevo comunque voglia di trattare un argomento appartenente alla psicologia dello sport perché non se ne parla moltissimo, ma penso sia una materia molto interessante che può effettivamente fare la differenza nella costruzione di un atleta che sia tale non solo in gara ma anche nel quotidiano. Bene, abbiamo visto cos'è la visualizzazione, come si pratica, quali sono gli effetti che ha. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video.